Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Nioh. Siamo su Nioh finalmente, andiamo a fare questa missione secondaria e cerchiamo di essere molto cauti. Ci sono due passaggi, uno di sotto e uno di sopra. Anche quello di sopra si connette, si collega in qualche modo a quello di sotto, ma facciamo le cose con calma, con molta calma. Tanto questo livello l'abbiamo già visto in passato. Ok, questo è lentissimo come sempre. Dai, su, fai il tuo pattern, attacco, e adesso lasciata. Ah, l'hai fatta, che devi, che io ti sarei cascato. Dai, su. Bravo. No, accidenti, devo pensare anche a quello là. Mettiamoci qua, così non mi prende. Dai, su, forza. Credevi. È bellissima la velocità, il mio. Eccoci qua, vedi, piano piano si fa tutto. Un po' di pazienza e un po' di calma. Non lo vedo, lui sicuramente mi vedrà. Eccolo qua. Pac, pac, è andato benissimo. Scusate, ho un calo di voce. Devo aver preso un po' d'aria. Andiamo un po' di prendere un po' tutto. Vorrei sperare di esplorare bene, perché anche se è un'area che abbiamo già fatto, l'hanno modificata apposta per la quest, quindi potrebbe esserci qualcosa che normalmente non c'è. Quindi vediamo con molta calma di fare tutto. Allora, abbiamo visto che qui c'era nell'episodio precedente questo qui. Non mi ricordo se funziona il tappo alle spalle. Proviamo. Vediamo. Non credo funzioni. No. No. Oh, ma vai! Cosa mi fai mai? Ah sì, dai, facciamo così. Così. Bene, dai. Mi sono divertito. No? Ma credevi te, eh? Sei lento. Sei lento. Sei lento. Oh, questa non me la ricordavo. Ha fatto una bella mossa, devo dirlo. Credevi, eh? Dai, su, forza. Bravo. Così si fa, vale. Si fa così, così. Così e poi così. Eccoci qua. Dai, forza, ce la puoi fare. Bravo. Un altro. Bravo. Così, sfogati. Bravissimo. Credevi, eh? Che ci fossi cascato in pieno. Ok, mi hai dato il corno, l'elisir, e sono nel male. Voglio prendere quell'abilità che mi permette di avere più elisir, perché non sarebbe male. Allora, i re di vivi in questo gioco qui, in questo livello qui, sono abbastanza potenti e possono fornirmi un set di armatura che non mi dispiace, che io ho solo l'elmo in questo caso, ma il set completo sarebbe una bella cosa, perché per il settaggio che ho messo io per il personaggio, chi è? Andrebbe molto bene. Velocità e attacco è la cosa che più mi preme. Oh, beh, qui c'è un Kodama, quindi qui ci sono Kodama. Oh, ci sono i Kodama. Bene, non me ne ero accorto. Quindi è una cosa buona. Dobbiamo una maggior responsabilità. Dobbiamo esplorare meglio. Ciao bello. Vai pure, io i bonus mi interessano. Più avanti gli esili ci serviranno tanto, perché moriremo proprio come... tanto, proprio tanto. Allora, mi ricordo che c'è una zona, ecco questa zona infatti, che mi dava il bonus. Benissimo. Va molto meglio adesso avendo presentato le spade. Poi non ho ancora la familiarità, quindi... quando l'avremo ci sarà da divertirsi. Come velocità non c'è male. Vorrei provare se mi dura il bonus, no, non mi dura abbastanza. Arrivare qua. Mamma mia, si è scatenato. Accidenti, accidenti, accidenti. No. Allora. Aspetti, aspetti. Ok. Perché sono un po' petentini questi. Perfetto, andata. Adesso torniamo dal signorino qui che vuole... mi hai fatto male, lo sai? Dai, su. Va bene. No. Ok. Tu hai una linguaccia troppo lunga per i miei gusti. Sì, sono d'accordo con te. No, mi dispiace, ma dovrei fare di meglio. Ecco qui. Questi sono forti, ma sono lenti, molto lenti.
Non va bene quando siano così lenti. Dove vai, caro? Dove vai? No, non si fa così, mi dispiace. No, neanche così, guarda, si fa. Si fa che pensavo di ammazzarti. Va bene, l'ho ucciso. Cosa che mi dà esattamente? Non male. Oh, interessante. È un fucile. Il mio fucile lo preferisco potente. Abbiamo due punti, io li voglio usare senza nessun ritegno. Conta il regno yokai e vai così. E combattimento yokai avvicinato. Ottimo, ottimo davvero. Bene, andiamo a vedere un secondino, veloce veloce, le armi. Livello 35. Oh, oh, oh. Portare il livello 35 la mia sarebbe una bella cosa. Visto che adesso la familiarità si è abbassata, non mi dispiacerebbe, mi costerà sicuramente tantissimo. Ma proprio tanto, però ne varrà sicuramente la pena, perché sono punti in più che faccio di danno e non mi sembra male la cosa. Vediamo un po', lo scoppio, metterei questo che è 28, adesso abbiamo un fucile e un arco. Lo scoppio è interessante, 28, fa veramente un danno stratosferico. Vorrei mettere a posto un attimo del fucile, vediamo un po' come va. È molto interessante la cosa. Questo, questo è quello che dicevo io, dello stratega leggendario. Non sarebbe male avere il suo set, magari viola sarebbe ancora meglio. Livello 18, ho la possibilità di poterlo portare a livello 33 ed è fantastica la cosa. Devo assolutamente pensarci di migliorarmi, perché la difesa è a quanto precaria adesso. 33, cominciamo ad esserci molto col livello. Io incomincerei a farci un pensierino. Questo qui non è male, il mio 17 con 36, non male, non male, non male. Difesa più 4, effetto difesa spirito, peccato che lo spirito io non ce l'abbia. Sarebbe stato bello, molto bello. Adesso lo metto perché un 54 adesso mi fa comodo, ma lo cambierò sicuramente. Vediamo qui, 82, mi ci vuole un requisito di forza, ma perché questo è, scusate, pesante, non mi serve il pesante, però questo mi fa molto comodo, mi fa molto comodo. Per il momento lo metterei, dopo voglio fare il set fatto bene. Quando avrò tutti viola incominceremo a ragionare. Vedrete che dopo le cose cambieranno parecchio. Questo cos'era? Livello medio. Quando comincerò, non importa il livello che ho, ma basta che sia viola e dopo gli do io il livello con la riforgiatura, scusate, l'infinità d'anime. Questo ad esempio va benissimo, portarlo a 33 sarebbe l'ideale e mi farebbe davvero tanto danno in più. È una cosa che farò off camera perché è molto lunga e tediosa, non so se mi possa annoiare o no. Magari farò un tutorial veloce nel caso qualcuno volesse sapere bene come si fa. Ciao. Ok, andiamo pure avanti. Vediamo cosa c'è di bello. Qua non c'è nulla. Andiamo qua. Non c'è nulla, bisogna sempre esplorare bene, perché qui ci potrebbe essere qualcosa di veramente buono. Non bisogna mai lasciare non pensare che la fortuna non abbia un ruolo fondamentale, perché la fortuna più alta l'abbiamo, più possibilità abbiamo di avere la roba viola. Qui, a parte quello che mi sputacchia in continuazione, c'è l'accesso ai sotterranei, che per il momento non faremo. Ok, andiamo avanti. Stiamo procedendo piuttosto bene, è lineare questo livello, non male. Vorrei fare prima la parte superiore e poi andare con quella inferiore. Non ho capito, ricordo, anche perché c'è un kodama che ricordo bene nascosto dentro una parete, che dopo andremo a fare insieme. Vediamo qui questi qua. Oddio, sarei caduto. Oh, sono finito sul tetto. Oh, grande. No, sono finito anche qua. sono caduto da tutte le parti. Interessante. Tu volevi farmi del male. Probabilmente ce la facevi anche, perché stavo anche messo male. No, oh, oh, l'avevo scavato. Ma non era partita di schivata. Sono stato bravissimo. Come dicevo, l'armatura è troppo precaria. Va bene, io in tutti i giochi due non riesco mai a gestirli. Ci devo lavorare su questa cosa, perché mi dispiace non poter gestire due persone. Non è così impegnativo, però. Quanto amrita ho? 20.000. Mi permette di fare un livello? Tanto ormai qui è già tutto resettato, quindi non mi cambia più tanto. Vediamo un po'. Scusatemi. Ecco qua.
Quanto ci vuole per fare il livello? 22. Andiamo a ammazzare qualcuno. Questo qui sicuramente sarebbe comodo ammazzarlo, perché veramente è bastardo. Ok. Top. Oh, che bello shot. Mi piacciono molto. Lui è fattibile. Dai, fammi il terzo attacco. Bravissimo. Vedi tu. Sì che sei un uomo scheletro. Vai. Sì, bravissimo. Vedi, avere molto ki è l'ideale quando vuoi essere veloce. Vedi, lui è proprio lento lento comunque. Ma quando sono in due, anche il personaggio più lento può diventare più potente, perché gestire due non è facile, bisogna abituarci, sì. Io non sono abituato, anche perché è un po' che non gioco a questo gioco, e riprendere la pratica non è facile. Scusate, ma faccio velocemente, cerco di essere più veloce senza perdere la calma, perché in questo gioco se perdi la calma è meglio che non ci giochi. Ok, via, qua. Sì, dai, fammi vedere che sei forte. Bravo. Poi, bravo, come sei bravo. Dai, su, forza. Bravissimo, tu sì che sei un uomo. Ok, poi. Dai, un altro, ancora. Forza, ce la fai. Bravissimo, fammi vedere come sei forte. Ok, beh, andato. È stato bello finché è durato. Ok, un altro Elisir, ottimo. Ne voglio fare una bella scorta, perché comunque ci sarà da divertirsi più avanti. Ne userò parecchi, quindi li vorrò usare tutti. Vediamo un po'. No, questo è rimasto morto. Saliamo pure sopra e continuiamo a prendere legnate. Vediamo un po'. Ecco, vorrei farlo venire qua, così almeno non devo scendere di nuovo. No, fai, mi sono fatto scendere di nuovo. Ok, morto, andata. Da questi qua, adesso, maledizione. Ok, non sono morto poi tanto male. Allora, qui il problema c'è quello lì lassù. Vorrei evitare che mi sparasse. Dai, vieni. Bravo. Loro sono veloci, è quello il problema di base. Ma io lo sono di più. No, mi dispiace. Mi dispiace che queste spade doppie hanno un range d'attacco molto limitato, però quando prendono, prendono. Andiamo avanti. Ok. Vieni pure. Ok. Benissimo. Dai, su, su. Fai un po' di... Sei già ridotto l'osso, però un po' di dieta non ti farebbe male. Oh. Via così. Eccoci qua. Perfetto. Cerchiamo di non farci prendere la mano. Ok. Ecco qua, perfetto, questo è morto. Ottimo, ci sono due strade che adesso dovrò percorrere. Una è qui dentro. Voglio subito vedere come fare. E qui dovrebbe esserci uno di loro. Siccome non ho molto tempo, io farei così. E ci diamo sotto. Benissimo, ok. Ma dove va? Dove è partito? Ok, è andato. Lo credeva. Ho poco spazio in manovra, non è che sono molto felice di farlo, però ce l'ha poco con lui. Credevi, eh? Dai, su, fammi vedere quello di cui sei capace. No. Dai, su. Bravo. No, non ce l'hai fatta, mi dispiace per te. Cosa mi hai dato? Un amuleto, devo guardarli tutti off camera perché l'arco di Yumi è interessante. Un ramo che mi interesserà molto, due Elisir. Vediamo un attimo l'arco, perché comunque quest'arco è blu ed è un 35, lo prenderò senza nessun rispetto e senza nessun tegno. Benissimo, preso. Adesso andiamo a vedere cosa c'è qui. Amuleto di Omori, benissimo. Qua c'è qualcosa. Amuleto del vento. E vediamo cosa c'è qui. Non c'è nulla, adesso c'è dalla parte esterna. E qui c'è sicuramente qualcuno, infatti. Ok. Vieni qui, fammi vedere quello di cui sei capace. C'era quasi riuscito. Guarda, mi piace, non ci siamo. Bene, vediamo cosa nasconde il tipo. Incenso, dai. Si può usare, non li uso mai, bisogna che i consumabili li usi un po' più spesso, però vada bene anche così. Questa è la Kurasigama, che non la pronuncerò mai bene. Vuole sbloccare uno shot? Sì, perché non so che tu ti hai, vero? Ecco qua. Si vedeva lontano un miglio che si animava. Magari se si dà una mossa, non vedo niente. Dai, su.
No. Non ti dispiace, ma sei molto lento. Eccoci qua. Sono tutti lenti sto gioco. Quelli veloci sono anche più terribili. Perché di solito sono molto forti. Tu no. Va bene. Qui c'era qualcosa che mi sarebbe piaciuto sbloccare. A parte quello che ho ucciso prima, ma questo shortcut mi interessa. In caso dovessi morire, so come arrivare qui in modo sicuro e veloce. Allora. Qui dovrebbe esserci qualcosa, infatti. Benissimo, andiamo pure avanti. Bene, stiamo facendo tutto. Scusa, niente di personale. Dai, forza. No, mi dispiace. Ok, dai, fammi vedere come sei bravissimo. Hai fatto una cosa fantastica. Staccati e tacca. No. Potevo ucciderlo, però. Ecco qua. Strano perché mi sembra di aver fatto bene, ok. Bene, è stato abbastanza facile. Quello che mi preoccupa è una cosa più avanti. Vediamo un po' di farlo agilmente e velocemente soprattutto. Qui c'è sicuramente il tentone. Infatti, come se non lo sapessi. Non ho preso Malus, ok. Mi ha solo fatto un down temporale. Oh, ma chi c'è qui? Mi dispiace, ma non c'è speranza. Adesso che sto potenziando l'arma, vediamo se ho sbloccato un... No, non c'è sbloccato. L'arma come messa a familiarità è salita, già fa 2.41. Pensavo di più, sinceramente. Vediamo un po', ma a che livello l'ho portata la mia arma? A livello 31. Perché il del 35 sarebbe stato meglio. Sì. Lo farò sicuramente. E adesso vediamo di fare questo. Te volevi farmi male. Qui c'è qualcosa. Sono più che sicuro di sì. Sì. Forza, vieni. Fammi vedere quello di cui sei capace. No, non sei capace molto. Vai, fammi un altro. Bravo, così. Devo abituarmi a partire più veloce, più vicino. Bravo, così si fa, bravissimo. Dai, forza, poi. No, mi dispiace, sei lento. Sì. Ok, è andata bene. Qui forse c'è la possibilità di trovare un Kodama. Non ne sono sicurissimo, però. No, qui era quello, era sul te. Oddio, chi è che mi spara? Io lì vorrei andare. Adesso non lo prenderò mai sicuramente. Eccolo qui, preso. Non è morto. Accidenti. Ma mi prende in giro, molto in giro. Peccato che non ci si può. Però il problema è che lui ha una mira fenomenale e io ho una mira da schifo. Ok, prendo tutte le frecce per ucciderlo. È lì sopra che è il Kodama, quindi devo trovare un metodo di salirci su. C'era un modo. Da lì, ok. Quindi devo tornare un attimo indietro, andare là e scendere sul tetto, perché c'è un Kodama, se non ricordo male. Sinceramente non mi ricordo, perché mi sembra che fosse nel primo livello. Guardiamoci. Andiamo un po'. Corri, corri, corri. Oh, stavo cadendo. Corri, 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 corri. Ecco qua. C'è una possibilità di andare giù? Sì. Devo fare ancora i redivivi. È una cosa che mi piacerebbe molto fare. La tonfa è un'arma che è spettacolare da usare. Spacca la guardia come se non ci fosse proprio... Eccolo qui, il nostro Kodamino. Ciao, bello. Bello, bello. Ok, adesso possiamo ritornare qua. E là ci torniamo dopo. Facciamo tutto quanto. Qui abbiamo lasciato uno indietro. E qua possiamo finalmente andare giù di sotto. Vediamo un po' di non farci male, non spezzarci le gambine. Andiamo un po'. Perfetto. Facendo questo ho due possibilità. Medicina, questi. Chi è? Ah, ma allora. Qui vedete che c'è gli occhi nella parete. Questi serviranno molto per prendere l'altro Kodama che manca. Vai, forza. Su, su, forza. Fammi vedere quello di cui sei capace. No, non oggi forse. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qui non ho un redivivo.
Altrimenti va a culo e il culo sappiamo che è messo male. Vediamo se sono aggressivo. Non mi ha neanche visto, ok. Andiamo così. No, no, mannaggia, io non ci inzecco mai con loro. Oh, la miseria, che cattiveria. Andiamo qua. No, troppo cattivo qui. Ma c'hai una mira, ragazzo, che fa paura. Allora, cerchiamo di farlo meglio. Direi che proseguiamo così un attimo. Scusa. Mamma mia, che cattiveria. Scusate, ma io normalmente lo farei, ma sapete com'è? Ho finito anche quelli? Grande. Bene. Oh, ho schivato. Dai, dai, fa vedere cosa di cui sei capace. Ok, ce l'ho fatta, andata. Va bene. Non sono ancora così messo bene di energia per poter affrontarlo, ma vabbè. Ecco l'altro Kodama, perfetto. Piccolino, dai, adesso mi manca uno, non so dove l'ho messo, però poi al massimo lo farò off camera. Buttati giù, buttalo giù, scusa, l'ho detto male, come al solito sono dislessico. Vediamo un po' di prenderlo. Ottimo, ottimo. Chi c'è? Oh, sì, te ti piacerebbe, ma non in questa vita. Allora, io qua mi ricordo che cadeva qualcosa, almeno nel livello precedente era così, infatti. Mi ricordavo qualcosa del genere. Meno male che ho una memoria buona. Ok. Cosa? Perfetto. Bene, bene. Ok. Sicuramente l'obiettivo missione sarà proprio uccidere l'ultimo di quelli cattivi. E l'ultimo di quei cattivi è in fondo alla miniera. Naturalmente mi perderò perché non mi ricordo la strada, ma questa è una cosa normale. Allora, da una parte sono venuto ed è quella. Questa è la parte che si riesce per salvare. Potrei andare a salvare, visto che comunque questo pezzo devo farlo tutto, quindi non mi interessa l'esterno, l'ho fatto tutto, andiamo pure qua. Così salgo di livello, che sarebbe una cosa molto buona e gradita. 20. Più uno di chi, più uno d'attacco. Volevo portarlo a 20, va bene, quello che volevo era questo. E adesso andiamo subito di sotto. 20 elisir di scorta, sono pochissimi. No. Proprio. No, no, no. Ragioniamoci. Su. Ma allora. Non ci siamo proprio. Ecco, quando incontri quelli un po' più veloci devi riabituarti alla loro velocità, va bene. L'ho giocata male, però dovrei arrivarci lo stesso. Andiamo giù. Aspettate che io non voglio brutte sorprese. Vediamo chi c'è. Oh, no, no, tu sei troppo lento per potermi dare qualche problema. Qui c'è una trappola che si attiverà da qualche parte. È una trappola, quello ne sono sicuro. Cosa c'è che non mi ricordo mai? Qui cosa c'è che non mi ricordo mai? C'era un... dovrebbero comparire dei... qualcosa... esatto. Ok, sono comparsi. Allora, se vieni, mi fai un piacere. Ok, andata. Bonus preso, qui ho preso tutto. Andiamo velocissimamente. Vediamo cosa c'è qui. Qualcuno c'è sicuro, me lo ricordo. Ok. No. Sono forti. E l'impiegato sono veloci. E hanno un range d'attacco esagerato. Ok. Fatto. Ecco la trappola dove si attivava. Ok. Andiamo da lui. Tu carino, mi piacerebbe se venissi a vedermi ogni tanto. Bravo. No. Così non si fa,
io sono qui che vengo a invitarti e tu mi tiri lasciata. Vai. No, non si fa così a giocare. Allora. Non impara, non impara. Bene, andiamo pure avanti. Ok, la velocità è veramente bella in sto gioco. Non ho più nulla. Forse l'arco, ma cosa gli farà mai l'arco? Ma la miseria! Gli ho detto cosa gli farà mai, l'ho devastato. Va bene. Va bene, andiamo avanti. È diventato Robin Hood. Amuleto della terra. Vediamo un po'. Qui dovrebbero comparire altre persone, se non sbaglio. Esatto, compaiono sempre questi. Non so perché. Ok, andata. Benissimo, vediamo se c'è qualcosa qui per farmi indietro. Sì, benissimo, andiamo. Cerchiamo di usare questo bonus. Qui non mi piace la cosa. Oh! Però è stato. Credevi, eh? No! Ho schivato, ma c'era il muro e logicamente lui mi ha colpito. Ottimo! Come morire da stupidi? Niente, è andata veramente male. Cerchiamo di farlo in fretta, in fondo siamo a due passi. Non dovrebbe essere difficile farlo. No, qui la salita, devo andare nella discesa. Ok. Qua. Cerchiamo di ammazzare almeno questo. Bene. Ho cercato di evitare quelli perché tanto non serviva a niente. Ritorniamo dal simpaticone qui, simpatico e carino. Ma l'ha evitato. Dai, fate il solito. Vai. Ok, bravo. Fossero tutti così, eh. Vai, poi il terzo. Bravo. Scusate il timer. Ok, andata. Tanto ormai abbiamo finito. Oh, quella è bella. È una cosa che guarderei proprio appena finito il livello. Dov'è che è? No, Robin Hood è morto, quindi. Allora, qui ho già preso, non compaiono più. C'è questo qua. Che prima mi ha fatto male. No, stavo una volta sì, ero due, no però. Vedi. Adesso che ho spazio del parco non lo fai. Perfetto, andata. Bene, morire da lui non è stato bello, ma. Oh, aspetta! Accidenti! Mi sono preso un colpo, lo ammetto. Adesso non dovrebbe più venire, viene su una sola volta. Allora. Cerchiamo di fare le cose fatte bene. Non male. Quindi qua. Qua, 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 non deve più salire, ok, e qui c'è qualcuno, e sono quasi sicuro, Robin Hood oggi colpisce sempre, perfetto, andiamo alla parte finale e poi ci salutiamo, bene, non sono più che sicuro che questo sia quello finale, ok, ok, dai, non voglio rischiare, tanto questo si ammazza bene. Dove vai? Oh, io sono qua, eh. Oh, si comporta così, eh. Perfetto, fatto. Bene, tutti questi item li voglio vedere dopo, camera con calma, andrò da Fabro, farò un po' di modifiche. Oddio, stavo andando via, così riuscirò a rendere il PG un pochino più, diciamo, reattivo. Vediamo un po'. Buono, maschera del demone, vediamo cosa c'è qui. Ok, abbiamo preso tutto. Scusate, devo andare di là e poi ho finito. Amuleto. Perfetto, è andata benissimo. Mi manca un Kodama, lo troverò dopo, lo farò off camera, non c'è problema. E andiamo pure via. Sì. Perfetto, è andata bene. Sono morto due volte e avrei preferito evitarlo, ma purtroppo capita in sto gioco. E niente, è andata così. Comunque non è andato niente perso e sono riuscito a livellare. Dovrei riuscire a livellare ancora una volta finita questa quest. Vediamo se me lo fa fare.
mi hai dato uno spirito ottimo, anzi due spiriti mi hai dato, ma accidenti, mi hai dato di cose. Spirito guardiano Isonade e spirito guardiano Kato. Kato dovevo avercela già, mi sembra. Va bene, hai ricevuto i seguenti titoli di spiriti, va bene, ok. Volevo vedere se mi facevi livellare 33.000, vediamo un po', santuario, sì, mi fai livellare. Siamo a 20 su 20, è interessante. Energia cosa fai? Mi dai la vita e mi diminuisci un po'. Nel caso volessi usare armature medie, ci devo pensare. Volevo portarlo comunque a 15. Corpo un po' di più ci vorrebbe. Dai, facciamo corpo. Ok, va bene, salviamo. Vediamo se fa salvare, perfetto, salvare. Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video con Nioh. Cerchiamo, andrò dal fabbro, farò un po' di modifiche e dopo vi farò vedere il risultato e ci prepariamo per le missioni primarie. Bene ragazzi, vi do un saluto da Shiva e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.